cosa no. Questo triduo pasquale saremo anche collegati con delle termini qui nella parrocchia, in modo tale daremo possibilità anche a tutti coloro che non possono essere presenti o per motivi di salute o di lavoro o in casa, di poter assistere anche alla celebrazione in diretta.
questa mattina in cattedrale il nostro vescovo ha benedetto gli oli necessari per questi sacramenti. Questi oli sono stati distribuiti in tutte le parrocchie come segno di unità nella stessa fede. Noi li accogliamo con riconoscenza e in comunione con tutte le altre comunità di credenti. Celebriamo la cena del Signore, quest'anno abbiamo scelto come segno, ecco la parte, vedete voi nell'altare della riposizione, qui davanti all'altare dove gli oli sono stati messi, per rendere un omaggio a tutti i pescatori di Termini che hanno frequentato questa parrocchia, sia vivi che defunti. Come sembra giusto questa sera offrire questa celebrazione per noi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri,
secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo fra le pecore o fra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco. La mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra di Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra di Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà da voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Thank you.
fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, e pose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi verso dell'alba nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù:
Quale è, ecco, lui che è il figlio di Dio, il Messia, insegna a tutti noi l'umiltà, soprattutto agli apostoli, attraverso questa lavanda dei piedi. Ma cosa sta ad indicare? Che Gesù che purifica i suoi apostoli prima di andare ad annunziare il regno di Dio, il Vangelo che lui ha annunziato. Ed è la grazia di Dio che li purifica. Loro si lasciano purificare dal Signore, ed è quello che dobbiamo fare noi, accettare che Dio ci purifichi, ma in Lui è un dono, è una grazia la purificazione. Solo Giuda non riesce, ecco, rimane chiuso a questa grazia, perché ha il cuore rivolto al male, non al bene, non all'amore verso Dio. Il Signore Gesù ci ha fatto un dono grandissimo, il dono messianico per eccellenza, che è la pace. Ci lascia come testamento l'amore: amatevi come io vi amate, il comandamento dell'amore, perché Lui è amore, e noi, se vogliamo seguire il Signore, dobbiamo amare come Lui ci ha amati e ci ama, continua ad amarci sempre. Ma il nostro cuore purtroppo è sempre chiuso dall'orgoglio, dall'egoismo, dalla superbia. Il Signore ci ha donato l'Eucaristia, la sua presenza nel pane e nel vino, ma nel ricevere l'Eucaristia, se apriamo il cuore all'azione della sua grazia, è salvezza. Ma se il nostro cuore è chiuso all'azione della sua grazia, mangiamo la nostra condanna. Se noi non riusciamo a perdonare come ha perdonato il nostro Signore a tutti noi, sempre ci perdona, come possiamo ricevere l'Eucaristia? Se non siamo in pace con il nostro fratello, come possiamo chiedere pace al Signore nel nostro cuore se noi non ci adoperiamo per questo, se noi ci chiudiamo nel nostro orgoglio, nella nostra superbia? Dobbiamo aprire il cuore all'azione della sua grazia. Il Signore si è donato fino a morire in croce per noi, ed è risorto per noi, per poter, ecco, realizzare questo passaggio dalla morte causata dal peccato alla vita, alla grazia che Lui ha realizzato con il suo sacrificio e la sua resurrezione. Amare, Dio è amore. Come posso entrare in chiesa se nel mio cuore non metto al primo posto questa volontà di amare come ha amato Dio? Se io entro in chiesa invece portando rancore, odio verso il mio fratello, ma ce lo chiediamo, ma cosa serve questo? La grazia di Dio è in me, ma lo facciamo un esame di coscienza, ma riflettiamo su quello che il Signore ha realizzato, su quello che il Signore ci chiede, di amarci, di perdonarci, di realizzare la sua volontà. Tutto facciamo tranne che realizzare la sua volontà, realizziamo la nostra, continuiamo ad essere quello che eravamo. E se continuiamo ad essere quello che eravamo, come può la salvezza realizzarsi nella nostra vita? Se io non apro il cuore all'azione della grazia di Dio, allo Spirito del Signore. La lavanda ai piedi ci ricorda il battesimo, l'acqua del battesimo, quell'acqua che ci fa uscire da un peccato e non ci dona la sua grazia. Questo battesimo che ci deve, ecco, mettere in condizione di poter realizzare il comandamento dell'amore. A questo siamo chiamati. Siamo cristiani perché seguiamo Cristo. Ma se non realizziamo la volontà di amarci come Lui ci ama, ma cosa servono tutte le preghiere, le messe le quali partecipiamo, i rosari, appartenere alle confraternite? Non serve a niente se io non apro il cuore mio alla volontà di Dio, che è quello di perdonare il fratello che ha sbagliato nei miei confronti, come Lui perdona me ogni volta che io, per la mia fragilità, per la mia debolezza, manco nei suoi confronti e nei confronti del
cambiarci, il diventare come Lui ci vuole, ma noi lo dobbiamo non volere, noi glielo dobbiamo chiedere questo al Signore, e la sua grazia allora agirà dentro di noi e saremo strumenti del suo amore, della sua misericordia e del suo perdono. Allora ecco che stiamo realizzando realmente la Pasqua nella nostra vita.
dando l'esempio perché mi seguiamo ogni giorno come autentici discepoli. Rendici attenti alla voce del tuo Spirito per essere riconosciuti i tuoi figli quando il Cristo passerà a servirci alla mensa del Regno, dove vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio per egli. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è il nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santi apostoli e martiri, Pietro
portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché è su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio. Scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Thank you.
Signore Gesù, sapendo che era giunta la sua ora, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, ti amò sino alla fine. Thank you.
Alle ore 22 avremo il momento di preghiera comunitario e il parroco sarà disponibile per le confessioni. Domani alle ore 17 ci sarà la liturgia della parola della passione del Signore, l'adorazione della croce. Adesso in silenzio portiamo all'altare della deposizione il Santissimo Sacramento. Thank you.
comunione con tutte le persone a noi care, ricordiamoci sempre dei colpi e dei pescatori, che nella celebrazione l'abbiamo aperta per loro, e che il Signore faccia a tutti noi, ecco, pescatori di anime, con la nostra vita, con il nostro esempio, con la nostra coerenza, ecco, fedeli agli insegnamenti di nostro Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Sia gloria al Padre, sempre il silenzio. Eterno Padre, io ti offro con dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione, 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 Gesù, di te mi fido, Gesù, a te mi affido, Gesù, confido in te. In ogni nostra necessità, Gesù, pensaci. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, 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 per la sua dolorosa passione. Gesù, di te mi fido, Gesù, a te mi affido, Gesù, confido in te. In ogni nostra necessità, Gesù, pensaci. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità
del tuo Dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. 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 Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo Dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, o sangue ed acqua che scaturisci dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per